Il modulo documenti ti consente di creare e gestire documenti di trasporto in modo rapido e intuitivo. Clicca su Crea DDT dal menu in alto a sinistra. La compilazione del documento è del tutto simile a quella di una fattura elettronica, sia a livello di interfaccia che di dati da inserire. Su Tipo cliente scegli se inviare il DDT alla PA o a un privato. La data documento è automaticamente impostata dal sistema alla data del giorno di creazione del DDT. Se vuoi cambiarla, clicca sul calendario e imposta la nuova data. Può essere antecedente o successiva. Il sezionale è fisso e non è modificabile. Su Progressivo, il sistema imposta la numerazione progressiva automatica prevista dal sezionale. Da Dati cliente puoi ricercare uno specifico cliente salvato in anagrafica, digitando il nome nell'apposito campo, oppure cliccando su Ricerca cliente e poi selezionando quello corretto in elenco. I clienti sono filtrati in base al tipo cliente, privato o PA. Per creare un DDT destinato ad un cliente non ancora presente in anagrafica, clicca su Aggiungi nuovo cliente e compila i campi visualizzati. In questo caso, sarà obbligatorio salvare il cliente in anagrafica. Dopo la scelta, vedrai il form sede spedizione, che deve essere obbligatoriamente compilato. Se il form sede spedizione risulta non compilato, il sistema lo indica. Clicca su Aggiungi sede spedizione e inserisci i dati. Puoi utilizzare il pulsante Copia sede fatturazione per vedere i campi precompilati dal sistema o compilarli manualmente. Se non lo fai, il DDT verrà salvato come incompleto. Puoi scegliere se compilare il campo sede spedizione solo per questo DDT, rimuovendo il flag a Salva in anagrafica. Se lo mantiene, la sede spedizione è salvata in anagrafica cliente. Se hai già compilato il blocco sede spedizione sull'anagrafica del cliente, ti sarà mostrata la sede spedizione predefinita che hai scelto e che potrai modificare. Nell'anagrafica cliente, infatti, potrai inserire fino a un massimo di 5 sedi spedizioni e scegliere il valore predefinito con cui precompilare il campo. Se vuoi aggiungerne un'altra, clicca su Aggiungi nuovo. Nella sezione al centro della schermata, inserisci i prodotti da includere nel DDT. Puoi aggiungerli iniziando a compilare il campo codice o il campo descrizione. Compariranno i prodotti presenti in anagrafica corrispondenti a quanto inserito e potrai facilmente selezionare quello corretto. In alternativa, clicca su Aggiungi prodotto o servizio per selezionare il prodotto dall'elenco. Puoi anche inserire prodotti non presenti in anagrafica, cliccando su Aggiungi nuovo o compilando il campo descrizione con un valore non presente nella tendina. Puoi modificare tutte le voci visualizzate. Dal menu a rotella puoi modificare il prodotto o servizio, duplicare o eliminare la riga ed inserire dati aggiuntivi ai prodotti. Puoi inserire allegati al DDT, abilitando l'omonima sezione. Cliccando su Documenti correlati, potrai inserire i riferimenti di documenti legati al DDT che stai creando. Inserisci, se necessario, anche la causale del documento. Su Dati trasporto inserisci le seguenti voci obbligatorie: mezzo di trasporto, causale trasporto, numero colli e descrizione. I campi relativi al peso, alle date del trasporto e i blocchi dati anagrafici vettore e informazioni resa sono facoltativi. A questo punto puoi salvare il DDT sull'omonimo menu cliccando su Salva. Il documento sarà salvato in stato completo se sono stati inseriti tutti i campi obbligatori o incompleto se manca uno o più dati, ad esempio cliente o dati trasporto. Per inviare il DDT per email al cliente, clicca su Salva e invia. Se hai attivato su Impostazioni il server SMTP per inviare le mail dal tuo indirizzo di posta, vedrai il template personalizzato che hai scelto come predefinito. Il mittente delle mail è l'indirizzo di posta configurato e non sarà modificabile. Puoi comunque sempre personalizzare l'oggetto e il testo delle mail. Se hai salvato un indirizzo email per il cliente in anagrafica, lo vedrai già inserito su Destinatari. Puoi inserire anche altri due destinatari delle mail. Se non hai configurato il server SMTP posta in uscita per invio email,
l'email avrà come emittente noreply@fatturazioneelettronica.aruba.it e verrà utilizzato il modello predefinito. Anche in questo caso potrai indicare fino a 3 destinatari cui recapitare il DDT.